Il 30 settembre doveva essere una sorta di deadline per la manifattura del Casentino che produce lo storico panno Casentino e invece le buone notizie sono due, l'importante offerta di un'azienda pratese Bellandi per rilevare appunto la produzione e poter mandare avanti comunque questo stabilimento e poi una mail arrivata direttamente dall'Inghilterra dalla Casa Reale per un grosso quantitativo appunto del panno Casentino. Sì, no, La Casa Reale ha ordinato il, eh, il Panno Casentino, il famoso color becco d'oca, un, un po' più vivo, e si pensa, però, si pensa, che ci vengano fatte le famose mantelle per l'investitura del, del re Carlo. Si pensa vengano fatte. È un grosso quantitativo eh, l'ordine che è stato fatto. Sono, sono circa. 70 pezzi da 50 metri l'uno, eh. quindi insomma viene, è una bella pubblicità per Casentino. Maurizio Bellandi al timone del gruppo Laniero-Pratese ha formalizzato un'offerta ai liquidatori cauzionata proprio per risolvere il problema immobiliare dello stabilimento oggi al mese, un incontro decisivo. Si decide se accettare la proposta di Bellandi in sostituzione della proposta fatta a quattro anni ormai sono, dell scusate, della giudicazione, scusate, da parte di Aruba, della Verde Colli. E si decide, penso, la forma tecnica su come fare questo passaggio senza che nessuno dopo possa avere modi di rivalsa verso, verso altri. Eh, insomma, ecco. Intanto, però le macchine sono ferme perché questa rimane un'azienda fortemente energivora. Eh, purtroppo, questo è un altro paradosso della giornata odierna: è che con questa bella notizia, e si spera un'altra bella notizia possa arrivare per l'immobile, o perlomeno della speranza. Oggi noi siamo fermi e probabilmente anche lunedì saremo fermi con gran parte delle parti perché a causa dei caro energia noi siamo costretti a contingentare i tempi di lavorazione, altrimenti non ci salveremo comunque. Questa bella fornitura invece verso la Casa Reale quando dovrà essere pronta? La fornitura deve essere pronta brevemente perché questa diciamo, investitura avverrà a breve, quindi la fornitura deve essere fatta velocemente. Su questo non ci sono dubbi, il Casentino risponderà presente? Sì, sì, presente, presentissimo, è tutto pronto.